Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video recensione. Finalmente ho trovato la coppa al cioccolato e panna della Milk. Ve la mostro subito. Dunque, questo è il prodotto in questione ed è, come vi ho già detto, una coppa con base budino al cioccolato e poi al di sopra invece troviamo una parte di panna montata, quindi somiglia praticamente alla famosa coppa del nonno. Una confezione da 170 grammi, quindi non è 200 grammi come gli altri budini proteici della Milk, è costata 1,89 euro, però tutto varia in base al supermercato in cui l'acquistate. Passerei alla lettura degli ingredienti e dei valori nutrizionali. Come gusto c'è soltanto questo, al cioccolato. Alla vaniglia non l'ho mai visto neanche su internet. Vediamo un po' com'è. Per quanto riguarda gli ingredienti sono latte scremato, proteine del latte 8,2, panna 5,1, amido modificato, cacao magro in polvere 1,6, gelatina alimentare, addensanti, carregenina, gomma di guar, emulsionante, esteri lattici di mono e di gliceridi di acidi grassi, stabilizzanti, fosfati di sodio, carbonati di sodio, edulcoranti, acesulfame K, sclerosio, aroma naturale, lattasi. Quindi copertura montata con azoto. Il prodotto contiene glucosa e galattosa in conseguenza dell'accezione del lattosio. Ricco in proteine, contiene naturalmente zuccheri. Comunque è un dessert delattosato, quindi è adatto anche a chi ha intolleranze al lattosio, come tutti gli altri dessert che fa appunto alla Milk. Scusate se ogni tanto magari leggo degli ingredienti in maniera errata perché mi è stato fatto notare in qualche altro video precedente, però mi faccio prendere dall'emozione di fronte alla telecamera e quindi molte volte sbaglio questi termini che comunque sono abbastanza complicati a volte da leggere. E per quanto riguarda invece i valori nutrizionali per una confezione, quindi per 170 grammi di prodotto, sono 153 kcal, grassi 4,3, di cui grassi saturi 2,7, carboidrati 11, di cui zuccheri 7,8, proteine 17, sale 0,51. Quindi i valori sono ottimi. Diciamo che gli ingredienti sono abbastanza lunghi, però ci potrebbe stare per un prodotto che magari sostituisce quella voglia, di dolce super confezionato, super calorico. Dunque, qui vediamo la parte di panna, che comunque mi sembra pochina, e la parte al di sotto del budino, che è leggermente forse più liquido, vabbè, non tantissimo. Assaggiamo e vediamo com'è. Allora, ragazzi, era da tanto che non provavo un budino Milk e devo dire che è davvero buonissimissimo. È molto più delicato, meno chimico rispetto agli altri, e diciamo che la presenza della panna, ok, ci può stare, però comunque non ha un vero e proprio sapore, perché comunque è qualcosa di poco grasso rispetto alla classica panna tradizionale, però dà una sensazione, un tocco in più al prodotto. Per me è buonissimo, super approvato, cioè se avete voglia di uno spuntino diverso, di una colazione diversa, è davvero buonissimissimissimissimissimo. Mi sono sporchiata. E per me è straconsigliato. Spero che questo video vi sia piaciuto e se così è stato, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale che non vi costa niente, ve lo giuro. Non spunto sotto casa vostra e vi chiedo soldi. Io vi ringrazio, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao ciao!